E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara, benvenuti a questo nuovo unboxing detente al pacco postale. Come vedete ho dovuto allargare l'inquadratura e mettere la telecamera più lontana, ragazzi, perché questi pacchi erano troppi. Credo ancora una volta che questo sia l'unboxing più grande che abbia mai fatto sul canale. Direi di non perdere altro tempo, comunque vi ricordo che tutte queste cose che vedete nei pacchi che sto unboxando le potete trovare nel mio sito Aras Review Shop nella scheda lì in alto. Allora, cominciamo con questo. Vediamo un po' senza rischiare la vita, che tra l'altro questi pacchi sono anche belli pesanti. Prendiamo il nostro fedelissimo minato e andiamo ad aprire questo primo pacco. Lo appoggio un attimo a terra per evitare di fare danni. Ah beh, hanno delle confezioni enormi, ancora una volta non me l'aspettavo. Ecco qua ragazzi, stiamo parlando di Vegetto Figures Zero, sempre prodotto naturalmente da Bandai e Tamashii. Eccola qui, la statua di Vegetto che fa il suo raggio. Ovviamente di tutte queste cose arriveranno le recensioni sul canale, e a questo proposito fatemi sapere di quali di tutti questi oggetti, di quali di tutte queste figure volete la recensione. Se ne volete più di una fatemi tipo una classifica qui sotto. E ci sarà anche il sondaggio sul canale Telegram che non facevo da tanto tempo. Il canale Telegram lo trovate sempre qui sotto in descrizione. Comunque, questo qui è Vegetto. Spero che si veda qualcosa. Spettacolare. Per questo devo ringraziare il mitico Simone. Ovviamente ce ne ho anche altre copie disponibili sul sito. Bene, il primo pacco è andato, erano solo Vegetto. Questo qui lo teniamo un attimo per dopo. E andiamo ad aprire questo qui, che è bello pesante, contiene un personaggio bello pesante. O almeno credo, ragazzi, sto andando ad infinito, ovviamente non so cosa ci sia di preciso in ogni pacco, so cosa c'è in generale. Allora. Eh sì, devo dire che non mi sbagliavo, però c'è anche una piccola aggiunta. Allora, vediamo un attimo. Eh sì, c'è più di una aggiunta. E che aggiunta? Il personaggio pesante a cui mi riferivo era questo. Madonna santa, pesa un sacco, ragazzi. Era questo Hulk per la linea Marvel Select direttamente dal film Thor Ragnarok. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Con anche, ragazzi, attenzione, la doppia testa intercambiabile con elmo e senza elmo. Questa è una figata che non mi aspettavo. Credevo che l'elmo si togliesse. Alle spalle, come vedete, ci sono anche le due armi e c'è persino una mano intercambiabile. Ragazzi, questa figura secondo me è una bomba. Io non vedo l'ora di aprirla e metterci le mani di recensirla perché la attendevo veramente tantissimo. E inoltre vi ricordo che queste qui, le Marvel Select dedicate ai film, sono edizione limitata. Secondo me questo Hulk, ragazzi, sparisce subito, subito. Comunque, per questo devo ringraziare Daniel, Davide, Renal e Adriano. Continuando ancora. Qual era l'aggiunta? Niente male, era il Batman Justice League. Figure molto discussa, io provo a farvela vedere, ragazzi, però questa inquadratura non è proprio l'ideale per vedere le figure. Eccolo qua, vediamo, do anch'io uno sguardo. E io lo sapevo, ragazzi, che dal vivo sarebbe stato molto meglio di come in foto. Infatti, nelle foto questa figura si vede molto plasticosa e lucida, soprattutto sulla tuta. Invece, dal vivo non è per niente così. Tra l'altro, il volto è veramente una figata. Comunque, naturalmente, non mancherà la recensione anche di questo pezzo. E per quello devo ringraziare Emiliano e Vittorio. Qui c'è un piccolo ritorno per il mitico Alessio. Grazie anche a te. E ora, ragazzi, c'è questo pacco che dovrebbero essere solo Hulk. Però, apriamo per sicurezza, non si sa mai ci sia qualche piccola sorpresa. Diamo un rapido sguardo. No, ragazzi, sono solo Hulk, quindi questo pacco anche è andato. E allora direi di aprire questo qui più piccolino, che molti ormai avranno intuito di cosa si tratta, questi qui con il nastro blu, insomma. Allora andiamolo ad aprire. Eccoci qua, è uno dei miei personaggi preferiti di questa saga, ragazzi, dovete saperlo, anche se è risultato abbastanza inutile. Però, ragazzi, stiamo parlando naturalmente di Yamcha per la linea SH Figures di Dragon Ball Z. Eccolo qua, ragazzi. Sì, è uno dei miei personaggi preferiti, devo ammettere questa cosa. Ma perché all'inizio di Dragon Ball era fighissimo, la prima serie di Dragon Ball. Poi Akira Toriyama l'ha completamente abbandonato e umiliato più volte in Dragon Ball Z. Ma il suo stile di combattimento mi è sempre piaciuto un sacco, con le tecniche del lupo. Quindi è arrivato anche Yamcha SH Figures, lo trovate anche questo sul sito, ancora a prezzo di preordine, attenzione, fino naturalmente all'esaurimento scorte, poi il prezzo si alzerà. E per questo c'è una sfilza di ringraziamenti da fare. E cominciamo con Domenico, Gianni, Matteo, Nicola, Riccardo, Alessandro, Alexander, Daniele, Davide, Emiliano, Federico, Luca e Paolo. Spero di non aver dimenticato nessuno. Detto questo, andiamo ad aprire questo pacco che, come vedete, è qualcosa di enorme e pesantissimo. Non vedo l'ora di vedere il contenuto. Eccoci qua con il fedelissimo Minato, pronto a
l'ultimo taglio di oggi. Oh, e vediamo un po' di cosa si tratta. Qui ragazzi dovrebbe esserci di tutto e di più. Togliamo un po' l'imballaggio. Ah, i miei occhi stanno brillando. Prima di tutto per questo. Eccoci qua ragazzi. Di cosa si tratta? È Wargreymon della nuova linea dedicata ai Digimon di Bandai, che sarebbero quelli trasformabili, appunto. Si chiama Digivolving Spirits, se non sbaglio. Praticamente sono una riedizione dei giocattoli di quando ero piccolo io. Dicevo, non sono solo trasformabili, ma sono anche con delle parti in metallo. Quindi ragazzi, un prodotto veramente fantastico e la confezione è a dir poco spettacolare. Non vedo l'ora di recensire anche questo. E per questo devo ringraziare il mitico Luigi. Continuando ancora, arrivano altri tre membri della ciurma di One Piece in questa speciale edizione per il 20° anniversario. E qui abbiamo Zoro, il mio personaggio preferito in assoluto, eccolo qua, Figure Zero naturalmente. Per questo devo ringraziare il mitico Mattia. Poi abbiamo qui l'enorme Frankie, guardate qua la confezione quanto è grande, decisamente una figata. Da qualche parte dovrebbe esserci anche Chopper, ma per il momento non lo sto vedendo. Comunque, qui abbiamo un'altra figata, ovvero la Marvel Gallery dedicata a Drax e Baby Groot dal film Guardiani della Galassia volume 2. Per questa devo ringraziare il mitico Alessandro. Abbiamo il model kit di Frieza, questo qui non lo potrò recensire sul canale perché ovviamente non è per me, ma è del mitico Alberto, quindi grazie mille anche a te Alberto. E ancora ragazzi, le figate assolutamente non finiscono qua, forse è l'unboxing più ricco di roba figa che io abbia mai fatto, oltre al più grande, perché guardate qui che c'è. Questa qui forse è la bomba più bomba di tutto l'unboxing. Di cosa si tratta ragazzi? Questo è Mega Man in versione Giga Armor, forse vedendo il retro capirete un po' meglio. Praticamente sì, c'è il Mega Man senza l'armatura e poi si può mettere addosso l'armatura. A parte in diecast l'armatura diventa anche una specie di astronave, c'è anche il cane Rush incluso. Ragazzi, questo qui è a dir poco una bomba, questo pezzo diventerà una rarità secondo me, e direi che uno di questi finisce direttamente nella mia collezione. Continuando ancora, abbiamo il solito ritorno del Goku Super Saiyan Gold che torna sempre ad ogni unboxing. Qui abbiamo invece il Batman per la linea Kotobukiya Art Effects. Ragazzi, secondo me ancora oggi il miglior prodotto in generale sulla serie animata di Batman che si riesce ancora a trovare in commercio a prezzo, diciamo, base. Per questo devo ringraziare il mitico Francesco, veramente una bomba questa statua. Come al solito vi ricordo che oltre ai prodotti disponibili sul sito, se non trovate qualcosa lì sopra, contattatemi perché io vi trovo di tutto. Comunque, ecco qua dove era finito il piccolo Chopper, la sua confezione in miniatura, sempre per il 20° anniversario. Ormai mancano solo altri tre membri della ciurma, che probabilmente arriveranno il mese prossimo. Ma ragazzi, attenzione, le figate non finiscono qui, perché abbiamo il Daredevil Marvel Gallery, altra bomba incredibile. Per questa devo ringraziare il mitico Luca e Davide. Altra bomba incredibile, per questa devo ringraziare i mitici Luca e Davide. E ora concludiamo l'unboxing con il pezzo finale, ovvero Sohei Darth Maul. Sarebbe appunto Darth Maul della linea famosissima dedicata a Star Wars in versione samurai firmata Bandai. Questo qui ragazzi io l'attendevo come non mai. Sapete che Darth Maul è il mio personaggio di Star Wars preferito in assoluto e quindi finalmente è arrivata questa figure. Naturalmente ce ne sono altre disponibili, questa qui è mia, non si tocca. E devo ringraziare anche il mitico signor Gino per questo ordine. Detto questo ragazzi, finalmente l'unboxing è finito qui. Credo sia stato il più lungo, il più ricco di figate, il più grande di tutti. Insomma ragazzi, fatemi un po' sapere cosa ne pensate di tutta questa roba con un commento qui sotto. Lasciatemi la classifica di quello che volete recensito per primo sempre qui sotto. E andate anche sul canale Telegram per partecipare al sondaggio, lì potete vedere i risultati in tempo reale. Aras Reviews Shop per acquistare qualsiasi cosa che abbiate visto. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille per la visione, grazie mille a tutti per gli acquisti. Vi voglio davvero bene, ciao da Ara e collezionate sempre.